A dire il vero, da una parte fatico un po' a capire perché non abbiamo mai voluto dare un'impronta politica a questo dossier, un dossier tecnico di fluidificazione di una strada che ha problemi di traffico. Poi si era in clima preelettorale, probabilmente alcuni hanno ritenuto che paga fare opposizione su un tema così, l'hanno messa in una battaglia teorica e dottrinale tra semafori e rotonde, ma non si tratta veramente di questo. Per noi è un dossier tecnico che adesso ha assunto una valenza politica, ne prendiamo atto, ma noi consideriamo e continuiamo a considerarlo un problema tecnico che abbiamo risolto in base a perizie di specialisti del settore. La questione è chi ci assicura, se non degli studi su carta comunque criticati, ci assicura che quindi questa soluzione di semafori, di semaforizzazione, potesse dare dei benefici. Io lo dico sinceramente, con i soldi pubblici, con i soldi dei cittadini non scommetto. Congestionata e satura, la tratta di strada cantonale che da Cadenazzo porta a Quartino è stata oggetto di regolari interventi tra il 2011 e il 2016 per migliorare la situazione, ma con scarsi risultati. Il Dipartimento del Territorio ha così deciso che è tempo di mettere in atto nuovi lavori di miglioria, in particolare sopprimendo le rotonde di Quartino Luserte, Contone Ovest ed Est. Diciamo, non voglio tornare sulla strategia complessiva del Dipartimento in materia di mobilità, che è complessa e si basa su trasporto pubblico, che deve essere migliorato, mobilità dolce, carpooling, mobilità aziendale e quant'altro. Si tratta di una serie di piccole misure, di un costo tutto sommato contenuto di circa 3 milioni di franchi, che in base a delle valutazioni peritali, non quindi il convincimento a prioristico, meglio la rotonda, meglio il semaforo, ma in questa zona, con questo traffico, con questi insediamenti, i nostri esperti dicono che è meglio mettere dei semafori, graduarli in modo di lasciare un'onda verde prolungata a chi percorre l'asse principale. In questo modo si riuscirà a riportare un po' di fluidità sull'asse principale Bellinzona Locarno. No, perché per fare il test bisogna togliere le rotonde fisicamente, evidentemente, altrimenti rimane l'ostacolo fisico costituito dalla rotonda. E noi ci proponiamo di posare degli semafori di ultima generazione che viaggiano in modo coordinato l'uno con l'altro, e quindi avremmo solo potuto posare dei semafori di cantiere davanti alle rotonde, quindi no, non sarebbe stato un esperimento fedefacente di quello che sarà la soluzione che poi vogliamo mettere in opera. Esattamente, noi ci proponiamo di dare maggiore capacità al flusso principale. Se la gente trova che il flusso principale è disponibile, non provoca colonne, è comunque quello più rapido e quindi non andrà più sulle stradine del piano, non andrà più nemmeno in sponda destra, passando quindi da Cugnasco, eccetera. È a vantaggio di tutte le strade se la principale è fluida e facilmente percorribile. Sin da quando il progetto è stato presentato, molti rappresentanti dei comuni circostanti e della zona del piano di Magadino, toccati da queste misure, ma anche numerosi politici, deputati in Gran Consiglio come chi parla, hanno mosso tutta una serie di critiche e naturalmente quando ci sono delle critiche ci si aspetta anche possibilmente degli accorgimenti. Le critiche non sono state prese in considerazione, tant'è che nella prima occasione questo messaggio governativo non è passato, è stato ripresentato ed è poi passato con tutta una serie di grosse preoccupazioni e malcontenti dalla popolazione locale. Ma se facesse veramente parte di un disegno più ampio, mi domando perché non ci sia stata una concertazione con l'Ufficio Federale delle Strade, che dal 1 gennaio 2020 diventerà proprietario. Anche perché chi è stato attento negli ultimi anni ha visto chiaramente che, per esempio, nella tratta di Camorino all'uscita dell'autostrada
che è già di proprietà dell'Ufficio Federale delle Strade, si è deciso che al posto dei semafori verranno messe delle rotonde. È vera soluzione, pensando al traffico stradale, è la realizzazione della tratta veloce a 2 a 13.